Sta parlando un attimo, Samuele. E questo è uno degli ultimi eventi ai quali sto partecipando. Il primo è relativo al 1975, terremoto del Friuli, poi a seguire l'80 e tutti gli altri, purtroppo me li sono fatti tutti. Quando sono andato in pensione ho iniziato a collaborare con ANPAS. Avendo fatto dei corsi di specializzazione sono andato nelle segreterie di campo. Le funzioni delle segreterie di campo sono molteplici, perché purtroppo è uno dei punti più nevralgici di tutto un campo, deve essere a conoscenza di tutto ciò che riguarda l'organizzazione interna e anche parte dell'organizzazione esterna, perché se partecipiamo come volontari ad attività anche esterne dobbiamo sapere dove, quando e perché i nostri volontari sono usciti. L'Emilia per quanto mi riguarda è stata un'esperienza drammatica, perché purtroppo mi sono trovato anche in quel caso lì nella seconda scossa, ma a poche decine di metri dal campo di San Posidonio dove ero presente abbiamo avuto dei feriti anche piuttosto gravi. La nota positiva tra l'Emilia e qui, che in Emilia faceva molto 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 meno freddo che qua, qui la notte si va anche a temperature che vanno ben oltre lo zero. La cosa che mi fa dire che questa è stata un'esperienza più brutta rispetto alla precedente è l'intensità del terremoto che ci ha colpito l'altro giorno. Fortunatamente le persone presenti che erano all'interno di questa palestra, che ce ne saranno state all'incirca una sessantina, non hanno subito nessun tipo di danno fisico, però poi per il resto ci siamo organizzati per poter dare un conforto il più possibile consono alla situazione.